Ben arrivati a tutti. Questa sera parliamo di occhi e lo facciamo con un grande esperto, il dottor Matteo Piovella, che è presidente SOI, la Società Oftalmologica Italiana. Buonasera. Dottor Buonasera Lorella. Piovella, si parla di congiuntivite da coronavirus con sintomi ben precisi. Quali sono? Ma molto semplici. Prima di tutto è una congiuntivite virale, mi sembra di dire una cosa ovvia. Quindi generalmente inizia solo in un occhio, non ha una manifestazione molto impegnativa, nel senso che c'è poca secrezione. L'occhio è modestamente arrossato, poi si ingrossano le ghiandole referenti, che qui in gola, quando tipiche della congiuntivite virale, e normalmente incomincia solo dall'occhio e solo da una parte. Poi se passa anche nell'altro occhio, questo. La cosa importante è che è quasi impossibile da differenziare rispetto alle classiche congiuntiviti virali. Secondo lei, quindi, oltre alle mascherine per proteggere naso e bocca, è utile usare anche occhiali da sole per protezione? Allora, dobbiamo parlare del razionale. Prima cosa, noi dobbiamo 100 volte al giorno lavarci le mani, basta così, con un gel alcolico superiore al 70%. Però dobbiamo capire perché. Perché se io ho le mani infette, perché le mani toccano dappertutto, se metto questo gel, dopo 10-15 secondi il gel si asciuga, il virus non c'è più. Quali sono le porte d'ingresso preferenziali? Gli occhi, prima di tutto, tramite la congiuntiva, perché è una volta che le goccioline o io se tocco con le mani gli occhi, c'è un sistema favorente la stabilizzazione del virus che è a livello della congiuntiva. Poi dobbiamo capire che la congiuntiva è il mezzo più veloce, per entrare nel corpo umano, perché le lacrime che vengono prodotte durante tutte le 24 ore, fanno scivolare il virus attraverso il dotto nasolacrimale in gola e lì si differenzia dappertutto. Quindi io non devo toccare gli occhi, per lo stesso motivo non devo toccare il naso, per lo stesso motivo non devo toccare la bocca. Allora, qual è la cosa più semplice? Sempre portare una mascherina, perché io tocco la mascherina, non tocco la bocca, non tocco il naso. E se poi metto degli occhiali di protezione, non tocco neanche gli occhi. Non è difficile. Sembrerebbe che lavando le mani, tenendo la mascherina, non toccando bocca, naso e occhi, il 90% delle possibilità di contagio vengono eliminate. A me sembra che con poco eliminare il 90% del contagio sia un buon deal. Dottor Piovella, moltissime persone indossano lenti a contatto, giornaliere, mensili. Possono essere un veicolo di contagio? Ma io non vorrei aprire una discussione, vorrei, cioè in questo momento di difficoltà bisogna, la gente che sopravvive meglio, che ha meno problemi, è la gente che razionalizza ed usa il buon senso. Ho appena detto che le cose da evitare è la manipolazione degli occhi, cioè che vuol dire in termini pratici non toccare gli occhi. Tutti sanno che una lente a contatto va è molto piccola, va sempre toccata con le mani. Oltretutto non possiamo utilizzarla dopo che abbiamo lavato le mani con il gel perché contiene alcol e non è la miglior terapia degli occhi mettere una lente con l'alcol. Oltretutto devo fare questo, devo aprire le palpebre, devo indossare la lente. In più abbiamo evidenziato, perché questo è il nostro lavoro, che il virus su certe superfici e su certi materiali dura anche a lungo. Quindi se noi sommiamo due cose semplici, che non devo manipolare gli occhi, che sul materiale delle lenti a contatto, la gomma di silicone e il materiale hydrogel, che sono presenti in tutte le lenti a contatto, il virus può sopravvivere fino a 5 giorni, mi sembra una cosa solo di buon senso, senza aprire nessuna discussione, che le persone che sono abituate a portare le lenti a contatto, ma che non hanno nessuna negatività dal portare il loro paio d'occhiali, perché il difetto è un difetto normale, non hanno difficoltà, mi sembra un consiglio d'oro
dirgli cortesemente finché esiste questa difficoltà, poi non è un grande sacrificio, portate gli occhiali, non portate le lenti a contatto. In più questo, siccome bisogna sempre migliorare l'educazione sanitaria delle persone, le persone ricevono mille informazioni, le più disparate, è difficile che possano evolversi da sole. Allora, per tutte le cose che ho detto, che è inutile ritornarci, è ovvio che l'unica lente a contatto che io consiglio di utilizzare è una lente monouso, cioè le cosiddette lenti giornaliere. Cosa vuol dire? Che con tutte le precauzioni, una volta che l'ho messa, alla sera la prendo, la butto via, non devo sterilizzarla, non devo fare niente, ho una lente nuova tutti i giorni. Per cui questo è, in questa crisi di negatività, utilizziamo il positivo perché possiamo dare un'informazione chiara sul fatto che le lenti che bisogna risterilizzare di notte, manipolare, non essere sempre nuove, vanno eliminate. Non c'è nessuna motivazione scientifica, medica, di tutela delle persone per salvaguardare gli occhi, per mettere una lente multiuso. Quando dobbiamo mettere una lente multiuso obbligatoriamente? Quando, per motivi di costruzione, di difetto complicato delle persone, abbiamo delle lenti che non sono monouso, d'accordo? E quindi è molto semplice, ma sono un mercato sempre più ristretto. Oggi dobbiamo tutelare le persone, dobbiamo tutelare in primi gli occhi, dobbiamo tutelare il fatto di non toccare gli occhi. E direi che è una cosa che non bisogna neanche cominciare una discussione. Dottor Piovella, un'altra preoccupazione in questo periodo così complicato riguarda i bambini e i ragazzi che studiano a casa, stanno ore davanti al computer e con il telefonino e così non stanno più all'aria aperta. Che cosa dire ai genitori? Ma sto preparando un memorando proprio per i ministeri, perché noi non viviamo direttamente quello che vivono le nazioni asiatiche. La miopia nelle nazioni asiatiche è diventata endemica, quasi una pandemia, perdonami la battuta, nel senso che paesi come la Corea hanno il 100% di ragazzi miopi. Sto parlando dei ragazzi dagli 8 ai 12 anni, perché è proprio in questa età in cui si sviluppa di più la potenziale miopia, in questa maniera endemica. Per cui ormai a livello mondiale le evidenze sono molto semplici. Primo, cercare di stare all'aria aperta intorno all'ora del mezzogiorno, perché naturalmente tutti sappiamo che a livello del mezzogiorno la luce del sole, che ha una sua positività non ancora perfettamente indagata, deve essere sfruttata in questo modo. La seconda cosa molto pratica, soprattutto adesso, che quello che favorisce è l'accomodazione, cioè la messa a fuoco da vicino. Per cui proprio adesso i ragazzi che sono attaccati al computer hanno la necessità di, queste sono delle cose ormai consolidate, che ogni 20 minuti bisogna smettere di guardare il computer, mettersi a guardare a distanza all'infinito, rilassare, magari con l'aiuto dell'insegnante, la vista da lontano, perché la posizione di messa a fuoco all'infinito, cioè da lontano, è quella che rilassa totalmente la messa a fuoco da vicino, in modo da togliere una tensione, quasi fosse una tensione muscolare. Farlo ogni 20 minuti, smettere per 20-30 secondi per fare questo esercizio. Capisco che sia un cambiamento di stile di vita, ma io penso che dopo questa esperienza dovremo cambiare non solo alcuni stili di vita, e soprattutto questo in maniera economicissima, senza nessun particolare impegno, è una cosa che io penso che debba essere diffusa a tutti i livelli, tanto che stiamo lavorando col Ministero della Pubblica Istruzione per dare questo tipo di informazioni. Grazie mille, dottor Piovella. Grazie a te, Lorella.